Ciao a tutti e benvenuti a un'altra lezione di yoga accessibile, yoga per tutti, insieme a Re Yoga e Yoga Re. Vi prego di farci sapere i vostri commenti e i vostri feedback su queste lezioni e se volete vedere qualcosa in particolare della pratica. Oggi faremo una pratica adatta all'inverno e focalizzata a ritrovare il proprio calore interiore, perciò faremo una respirazione che porta calore nel corpo. Prima di tutto iniziamo da una respirazione normale, portiamo le caviglie sotto, le ginocchia in linea con le anche, le mani appoggiate sulle ginocchia e allunghiamo la colonna vertebrale verso l'alto, spingendo l'ombelico leggermente indietro. Tanta della pratica di oggi si focalizzerà proprio su questo punto, che è il Manipura Chakra, ed è il terzo chakra ed è appunto il chakra relativo alla propria energia, al calore e il colore associato è un colore giallo. Perciò, se vogliamo, durante la pratica possiamo visualizzare questo giallo nella pancia. Il petto è leggermente in apertura, le spalle sono rilassate, la bocca anche rilassata e facciamo qualche respiro qua. Ascoltando semplicemente l'aria che entra e che esce dalle narici. Ed la temperatura attorno a noi. Ed notiamo il movimento dell'addome durante la respirazione. E iniziamo a focalizzarci sull'espirazione, perciò sull'aria che esce. E proviamo, al contrario di cosa facciamo di solito, rendere questa espirazione leggermente più breve e più energica, invece che lenta. E profonda, la facciamo breve e energica, perciò come se avessimo qualcosa nelle narici e volessimo liberarcene, perciò una sorta di lasciamo l'inspirazione normale per ora. E poi continuiamo cercando di velocizzare un po'. Il nostro risultato finale sarà una respirazione dove l'attenzione è tutta quanta sull'espirazione. Ve la faccio vedere così che sapete dove stiamo andando. Perciò questo è il risultato finale, ma ci arriviamo con tutta calma, soprattutto se non avete mai fatto questo tipo di respirazione. E è una respirazione sconsigliata per tutte le persone che hanno problemi con la pressione, glaucoma, perché appunto porta pressione alla testa ed è sconsigliato anche per problemi di cuore. Perciò se siete in qualsiasi di queste situazioni, vi consiglio semplicemente di fare una respirazione normale. Altrimenti per gli altri iniziamo a velocizzare questa respirazione, energica. Tenete la velocità che riuscite a tenere. E poi facciamo un ciclo di respirazione normale. Sentiamo anche l'energia del respiro come è cambiata, come sono cambiate le sensazioni nella testa, nel petto, nelle narici. Adesso facciamo un altro ciclo alla fine di questo tipo di respirazione che si chiama Kapalabhati. Faremo un'inspirazione profonda, tratterremo l'aria in apnea con i polmoni pieni e quando espiriamo lo facciamo lentamente e rilasceremo l'aria. Perciò
Perciò facciamo un ciclo di Kapalabhati di espirazione energica. Inspiriamo, manteniamo l'apnea e espiriamo lentamente. Una respirazione normale prima. E poi inspiriamo ed iniziamo. E poi inspiriamo profondamente, manteniamo in apnea con i polmoni pieni e espiriamo lentamente, gradualmente. Benissimo. Altri tre respiri normali, spontanei. Belli profondi, se sentite anche il battito del cuore aumentato, cercate di calmarlo e anzi, se sentite il battito del cuore molto aumentato, non riniziate la pratica finché non sentite che il battito di cuore è tornato normale. E poi riaprite gli occhi, guardate verso il basso e iniziamo a concentrarci sull'addome. Inspiriamo, rilassiamo la pancia, espiriamo, attiviamo leggermente l'addome, spingiamo leggermente l'ombelico in dentro. Perciò è un movimento abbastanza impercettibile dall'esterno. Inspiriamo, rilassiamo, espiriamo e contraiamo leggermente. Come se volessimo spingere l'ombelico in dentro. Inspiro, rilasso. Espiro, spingo l'ombelico in dentro, attivo. Se voglio, rilasso leggermente il mento. E poi iniziamo a coinvolgere anche il pavimento pelvico. Perciò immaginatevi di coinvolgere tutti i muscoli che stanno appoggiati in questo momento sulla vostra sedia. Perciò inspiriamo, rilassiamo. Espirando spingiamo l'ombelico in dentro e tiriamo verso l'alto i muscoli del nostro pavimento pelvico, perciò attiviamo leggermente tutti i muscoli che sono appoggiati adesso alla nostra sedia. E poi rilassiamo, inspiriamo. Espiriamo, attiviamo la pancia in dentro l'ombelico, proviamo a tirare verso l'alto, noteremo che spingiamo anche con i piedi a terra mentre facciamo questo movimento. E rilassiamo. Un'altra volta, espiro ombelico in dentro, attivo il pavimento pelvico, spingo sui piedi, tengo quanto posso, poi rilasso. Perfetto. Da qua, focalizziamoci sempre sull'addome, iniziamo a fare qualche rotazione con la pancia. Inspiro, rilasso, espiro, spingo indietro, mento verso il petto se voglio. Dall'altra parte. E al centro. Adesso ci sposteremo un attimo a lavorare sulla parte addominale, appunto, che è in corrispondenza del terzo chakra. Possiamo iniziare prima di tutto sollevando un piede alla volta. Cerchiamo se possiamo di non usare il supporto delle mani, perciò lavorando principalmente con le gambe e con l'addome, perciò l'addome è forte mentre solleviamo le ginocchia. Sentiamo se questo lavoro è già abbastanza per noi. Quello che faremo in seguito possiamo farlo. Così oppure con un'altra sedia. Vi faccio vedere prima la variante con l'altra sedia. Perciò potete posizionare una sedia davanti a voi a seconda della vostra mobilità.
portate già i piedi sopra la sedia e avvicinate. Se qualcuno vi sta aiutando, appunto, può stare dietro l'altra sedia in maniera tale che non vi scivoli via e non vi vada via. Bene, siamo con i piedi sulla sedia, con la colonna vertebrale ben allungata verso l'alto e sto tenendo anche un po' i miei addominali per mantenere questa posizione. Stendo. Da qua posso decidere di spostare le mani sulla sedia, rimanere qua se già questo vi sta mettendo un po' alla prova. Se invece posso andare un po' oltre, mi spingo un po' in mezzo alla sedia e sollevo i piedi. Potete farlo gradualmente, sollevate prima un piede, poi l'altro piede, sentite come vi sentite e se volete staccate entrambi i piedi, se potete farlo ovviamente. Provate a rimanere se potete e respirare profondamente. Cercate anche di mantenere le cosce insieme, lo so che sono un sacco di informazioni da fare, però dovete anche pensare che questo video potete rivederlo e fare queste posizioni nelle varie varianti, perciò non c'è bisogno di correre in una delle varianti. Se siamo nella variante con la sedia davanti a noi, possiamo decidere di rimanere così e di stendere le gambe in avanti una volta che abbiamo finito. Stendiamo bene la colonna vertebrale, attiviamo sempre un po' l'addome spingendo in dentro e poi possiamo distanziare i piedi tra di loro se abbiamo bisogno, piegare leggermente le ginocchia e scendere in un piegamento in avanti, o se abbiamo abbastanza flessibilità, stendiamo le gambe e lentamente ci portiamo in avanti. Possiamo non scendere con la testa per oggi e cercare anzi di concentrarci sull'addome, come se volessimo avvicinare l'addome alla pancia invece che la testa alla pancia. Inspiro, stendo ed espiro, scendo leggermente in avanti. E poi una volta che abbiamo finito, li possiamo appoggiare di nuovo i piedi a terra. E in realtà poi posso farvi vedere anche un'altra versione del rilassamento con la sedia, però per adesso voglio farvi vedere l'altra versione senza sedia, che ovviamente è un po' più impegnativa e soprattutto attenzione a non scivolare sulla sedia, soprattutto se la sedia è un po' inclinata. Perciò abbiamo già sollevato un piede alla volta, proviamo a rimanere con le mani ben aggrappate e a sollevare entrambi i piedi. Appunto, questa è abbastanza impegnativa e si può fare soltanto con una sedia con la quale ci sentiamo stabili. Proviamo a respirare. Qualcuno ci può aiutare anche a tenere da dietro o anche semplicemente non sollevare così tanto, anche se non è detto che sia meno impegnativo, possiamo semplicemente lavorare a appoggiare, a sollevare i piedi leggermente da terra. Se tutto ciò non vi è possibile, potete semplicemente immaginare di sollevare premendo leggermente sulle piante dei piedi e attivando gli addominali. Se siete in questa versione della posizione, potete provare a fare il piegamento in avanti con le gambe semplicemente distese in avanti. E poi lentamente torniamo su. E riposizioniamo le caviglie sotto le ginocchia, ci facciamo un po' di massaggino sulla pancia se sentiamo di aver lavorato tanto. Facciamo di nuovo qualche movimento con la parte addominale e poi ci concediamo qualche respiro di rilassamento, perciò potete scegliere una versione del rilassamento che abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Rilassiamo le spalle, rilassiamo la bocca. Sentiamo l'aria che entra e che esce. Torniamo a visualizzare l'espirazione.
l'aria calda che esce dalle narici all'espirazione. L'aria che ha attraversato tutto il corpo e perciò si è riscaldata. E poi quando riniziamo a muoverci lo facciamo lentamente, dalle mani, i piedi, la testa, guardiamo verso il basso. Poniamo le palme delle mani davanti al cuore e come sempre ci ringraziamo per esserci dati questo spazio e questo tempo e noi ringraziamo voi per essere stati con noi. Namaste.